Non si può fare a meno del sorriso, no? E sono qui in Moldavia per riparare i denti. Devo dire che sono molto contenta della scelta che ho fatto perché questa città, Chisinau, mi ha dato molto. Mi ha dato soprattutto per le persone che ho incontrato, che hanno saputo sopperire a tutte le mie esigenze che riguardavano la mia salute. Quindi non solo il sorriso, ma anche il mangiare, la salute è questa. E quando io mangerò bene, riuscirò a vedere la gente, a parlargli senza dovermi nascondere, come purtroppo è successo finora. Dovevi sorridere e avevi quasi paura di farlo perché c'erano dei punti della tua bocca che non erano molto belli e ti faceva un po' schifo anche a parlare con gli altri, no? E invece venendo qui, ho capito che potevo esaudire questo sogno, in poche parole, di riuscire a sorridere, a mangiare, a pensare un po' alla mia salute. Ho trovato delle persone che qualsiasi problema venisse fuori, loro riuscivano a risolverlo, ma non con quell'ansia, sempre in maniera molto pacata, molto gentile, molto disponibile e competente, che è la cosa che più mi ha stupito. Sono partita dall'Italia preparata perché ho visto molti video di dottor Palmas e quindi sapevo a cosa andavo incontro. Non sono venuta così tanto per. Quindi queste cose unite mi hanno spinto alla fine a fare questa scelta e venire qui in Moldavia. Non lo so, io posso solo dire grazie a tutti, prima di tutto, perché lo sento col cuore di dover ringraziare. Non spingo, però consiglio a tutti coloro che vogliono fare questo percorso di farlo a occhi chiusi, di farlo con molta serenità, perché si troveranno sicuramente bene. Però ecco, a tutti quelli che mi chiedevano, devo dire che ho sempre dato un parere positivo su questa esperienza, perché l'ho vissuta bene. Perché questo uomo alla fine mi ha dato molta sicurezza. Sentire il dottor Parmas, che non è che ti dice le cose così, ma le spiega punto per punto, ti dice tutto quello che tu andrai a fare. Il sorriso è un po' la tua carta d'identità, voglio dire, il tuo sorriso è bello, non si può fare a meno del sorriso, no?